fidelity is a concept, okay? Of course, many regulations are reflecting the concept of solidarity. For example, okay. La solidarietà ovviamente rimane un concetto in quanto tale, tuttavia sì, sono numerosi gli esempi che si potrebbero citare che ci danno l'idea di quanto in realtà la legge cerchi di dare concretezza alla solidarietà, per cui forse il più semplice ma allo stesso tempo il più pregnante è proprio il sistema previdenziale, assicurativo con cui si fa fronte alla spesa sanitaria e diciamo la spesa di ciascun cittadino varia in funzione dell'età e in funzione del reddito, ossia più si è giovani più si contribuisce economicamente e più si è anziani meno invece si contribuisce, proprio tenendo anche in considerazione del reddito che cala una volta in pensione e così via. Un altro esempio importante è quello dell'assistenza a lungo termine, la long time care, esatto, che in Giappone è stata introdotta nel 2000 e che ha cercato proprio di far fronte a quelle che sono le principali caratteristiche dell'invecchiamento, cioè un'elevata percentuale di patologie e anche una sempre più frequente presenza di invalidità o comunque di disabilità. Per contro però, grazie alla legge, grazie a questo sistema, gli anziani che sono i più colpiti sono quelli che economicamente devono contribuire in maniera in percentuale minore e in proporzione appunto al loro reddito, in modo da poter sempre meglio far fronte alle maggiori disabilità, alle più frequenti disabilità tra gli anziani.